Crio è amore per la moda. Una boutique che unisce esclusività dei capi e ricercatezza dello stile in un ambiente accogliente e cordiale. Veste con eleganza la femminilità di ogni cliente e soddisfa tutti i gusti di stile e di moda. Crio. All is happening in fashion. Crio Boutique, centro commerciale Le Fornaci, Viale Magna Grecia, Marina di Catanzaro. Agosto 2007, Duisburg, Germania, e qui davanti al ristorante Da Bruno, che il mondo intero conosce la brutalità dell'andrangheta. Sei morti, tutti calabresi. È l'ennesimo, estremo capitolo della faida di San Luca, quella tra due cosche, in Irta Strangio e i Pellevottari. Fu una strage per la quale esiste un solo colpevole, condannato con sentenza definitiva all'ergastolo, Giovanni Strangio. Fu una strage in cui la giustizia non è riuscita ad essere tale, almeno non fino in fondo. Fu una strage che ha lasciato ancora oggi ferite profonde e mai rimarginate, la strage di Duisburg. E questo l'argomento di cui vi parliamo in questa puntata di Lacci Dossier. Le 12.25, Italia 1 apre il telegiornale, Duisburg, sei morti ammazzati in un ristorante italiano. Quando io ho visto il piazzale ho capito che era il ristorante Da Bruno e poi mi passava la figura di una barella con un lenzuolo e un pozzo che pendeva, ho conosciuto mio figlio dalla mano. Hanno buttato tutta l'andrangheta che esiste in Calabria sulla mia famiglia. Io ho chiesto dal primo momento, dalla strage di Duisburg, di quel maledetto 15 agosto, verità e giustizia. Ma a mamma è loco vicino a te? No, andai a dire proprio da casa. E batti in zitto, ma... Chi è? Mori frate, ma mori no puto, ma mori frate. Mori no tutto da ora. Mori frate, ma... Sì! Duisburg, Germania, ore 2.24 del 15 agosto 2007, ristorante Da Bruno. Nel piazzale antistante alla chiusura, due uomini scatenano una pioggia di fuoco e provocano una strage. In una Volkswagen Golf nera restano i cadaveri di Marco Marmo, 25 anni, Francesco Giorgi, 16 anni, Francesco Pergola, 22 anni e Tommaso Venturi, 18 anni, appena festeggiati nello stesso locale. Poco distante, in un furgone Opel Combo bianco, quelli di Sebastiano Strangio, 38 anni, e Marco Pergola, 19 anni. Tutte e sei le vittime colpite fatalmente e più volte sia alla testa che al torace. Per me tutti i giorni sono il 15 di agosto. Ho perso due angeli sulla terra, ma sono sicura di avere due angeli in paradiso. Quel maledetto giorno io ho saputo la notizia tramite la telefonata che ha ricevuto mio figlio. Ma a mamma è loco vicino a te? No, andai a dire proprio da casa. E vatti in zitto, va. Io lavoravo nel mio negozio. Sento i miei figli che piangevano. Dico, che è successo? Che è successo? Dopo mi hanno risposto, hanno ucciso a Marcegaglio. Quel momento io non ho visto niente più. Il mondo mi è caduto tutto addosso.
Vengono repertati 54 bossoli sulla scena del crimine, esplosi da due pistole a Beretta 93R, armi automatiche, da guerra, armi ricercate, capaci di sparare a ripetizione tre proiettili per volta. Delitto di 'ndrangheta in terra tedesca, l'ultimo capitolo di una faida che ha attraversato i decenni, la faida di San Luca, la faida tra Inirta Strangio e Pelle Vottari. Nel ristorante da Bruno, immediatamente perquisito, la polizia tedesca trova una statua di San Michele Arcangelo, santini ed effigi sacre, una stanza priva di finestre con un tavolo di 6 metri e 12 sedie. Trova, soprattutto, un fucile d'assalto americano Colt calibro 223 con 4 caricatori muniti di 90 cartucce. Per gli investigatori, quel ristorante è la base tedesca dei Pelle Vottari. Sebastiano Strangio, a dispetto del cognome, nulla a che fare con gli omonimi Strangio contrapposti, conosciuti come i Yankee. Egli sarebbe invece uomo dei Pelle Vottari. Tommaso Venturi, il ragazzo che ha appena festeggiato il suo 18° compleanno, viene trovato con un santino bruciato in tasca. Francesco Giorgi, coi suoi 16 anni, è troppo grande per essere un bambino e troppo piccolo per essere un uomo. I fratelli Pergola, Francesco e Marco, emergerà anche dalle intercettazioni, sono solo due ragazzi di Siderno, emigrati in Germania per farsi un futuro, figli di un ex poliziotto, figli di una famiglia che nulla c'entra con l'andrangheta. Erano belli di aspetto e soprattutto belli nell'anima. Certo, sono una madre, ovvio, no? Normale che una mamma si descrive i figli così. Però i miei figli non erano delinquenti. Non potevamo sapere che erano nella tana del lupo, perché comunque il ristorante da Bruno era il ristorante dove l'Italia ha festeggiato i mondiali. Quindi uno dei fra i primi sei più rinomati, più importanti della Germania. Quello che è successo non doveva succedere. E Marco Marmo? Chi è Marco Marmo? Da tempo monitorato dagli inquirenti calabresi quale presunto armiere e guardaspalle di Antonio Pelle, detto La Mamma, esponente apicale dell'omonimo gruppo 'ndranghetista in guerra, secondo gli investigatori era il principale obiettivo degli esecutori della strage. Marco è il fratello di Achille, oggi detenuto quale presunto fiduciario di Antonio La Mamma. Il 28 luglio del 1995, un pirata della strada sotto effetto di stupefacenti ha ucciso mio marito. E mio figlio Marco aveva solo 13 anni. Marco Marmo è un ragazzo che ha avuto la sfortuna di non avere più un padre. La madre protesta l'innocenza del proprio figlio. Noi leggiamo delle carte, cerchiamo di capire quello che sia potuto succedere. Fatto sta che Marco Marmo si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. La barbarie di Duisburg mostra al mondo l'atroce brutalità di un'andrangheta che non ha confini. E il mondo scopre San Luca. Reichste Mafia-Organisation Europas und hat seinen Ursprung in Kalabrien. Una realtà molto complicata, molto complessa. Una realtà dove se tu vai, io ho avuto il piacere di portare molte persone che sono venute dalla Germania. Siamo arrivati là. Ci hanno accolto bene, non vedi quello che ti puoi immaginare. Ovviamente non c'è l'andrangheta che cammina per strada, ci sono persone normali, ti lasciano tanti dubbi, quello che noi andiamo a scrivere, a leggere, lasciano perplessi magari persone che vengono
dall'estero alla Germania, subito dopo la strage di Duisburg, sono riversati in parecchi colleghi a vedere la realtà, ma non hanno trovato certo la criminalità nella strada. La strage di Ferragosto è la risposta alla strage del Natale precedente, che a sua volta è la risposta ad un altro efferato fatto di sangue, e così via fino a risalire agli anni 90. San Luca, il cuore, la mamma dell''Ndrangheta, San Luca e la sua faida, null'altro il mondo conosce di San Luca. La guerra tra Inirta Strangio e i Pellevottari ha inizio nel 1991. È il 10 febbraio 1991, a Carnevale, alcuni ragazzi della famiglia Inirta Strangio lanciano delle uova all'interno del circolo gestito dai Vottari. Ne scaturisce un alterco, spuntano le armi e ci scappano morti e feriti. Restano uccisi Domenico Inirta, 19 anni, e Francesco Strangio, 21. Feriti i fratelli di Domenico Inirta, Sebastiano e Gianluca. La strage di Carnevale viene poi vendicata il 23 luglio del 1992 con l'omicidio di Antonio Vottari, inutilmente esiliato da San Luca nella speranza di arginare una guerra ineluttabile. La scia di sangue non si arresta e il 1993 la strage del 1 maggio. Alle 19 vengono uccisi Giuseppe Vottari e Vincenzo Pugliesi. Alle 19.30 scatta immediata la rappresaglia contro gli Strangio. Vengono assassinati, in luoghi diversi, Antonio Strangio e Giuseppe Pilia. È nelle indagini sulla strage del 1 maggio che emerge per la prima volta la figura di Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, che assumerà un ruolo decisivo negli accadimenti futuri. Il punto di non ritorno della faida tra Inirta Strangio e Pellevottari si registra il 31 luglio 2006. Francesco Pelle, noto come Ciccio Pakistan, diventa il bersaglio di un agguato nella sua casa di Africo, mentre accoglie il primogenito a poche ore dalla nascita. Attinto da 4 colpi di fucile caricato a pallettoni, non muore, sopravvive, ma per sempre paralizzato su una sedia a rotelle. Sarà lui a desiderare e ordire insieme a Franco e Sebastiano Vottari la vendetta. E così, stesso anno, il 2006, giorno di Natale, un comando armato di pistole e Kalashnikov vuole uccidere i fratelli Gianluca e Francesco Inirta, che restano feriti, assieme a 2 nipoti, il piccolo Domenico Strangio, 5 anni, e Francesco Colorisi, 23 anni. Ma uccide per errore Maria Strangio, 33 anni. Maria è la moglie di Gianluca Inirta. È così che la strage di Natale, 8 mesi dopo, passando per l'omicidio di Bruno Pizzi, il 4 gennaio 2007, conduce alla strage di Ferragosto e porta San Luca fino a Duisburg. Io all'epoca difesi Pelle Francesco sia, voglio dire, in primo grado, dove venne condannato con la pena dell'ergastolo nel processo di Locri, in corte d'assise di Locri. Oggi mi pare che, anche accogliendo, voglio dire, i miei motivi di appello, sia stato, ma soprattutto quelli del collega Silvestro di Messina, sia stato praticamente la Cassazione annullato e si sta celebrando il processo di rinvio dinanzi alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, proprio per difetto del mandato morale. Non vi è un elemento di storicizzazione accusatoria che attesti che Pelle Francesco diede l'incarico, voglio dire, ai suoi parenti poi per l'eliminazione, per la famosa strage del 25 dicembre, dove morì la signora Strangio. Per la strage di Ferragosto un identikit conduce immediatamente gli inquirenti sulle tracce di Giovanni Strangio.
Assieme ad altri esponenti della famiglia Nirta, aveva messo su un gruppo a Karst, località poco distante da Duisburg, nella quale gestisce due pizzerie. È da poco uscito dal carcere, arrestato perché trovato armato di una pistola pronta all'uso nel giorno dei funerali di Maria Strangio. Giovanni Strangio è lo zio del piccolo Domenico Strangio, rimasto ferito il giorno della strage di Natale. La sorella di Giovanni ha sposato Paolo Nirta, fratello di Gianluca, marito di Maria Strangio. Giovanni Strangio parte improvvisamente per la Germania l'8 agosto 2007. Soggiornerà a Düsseldorf fino al giorno della strage di Duisburg. Sarà arrestato dopo un'inutile fuga in Olanda. Estradato, processato, condannato all'ergastolo fino al terzo grado di giudizio in un processo blindato da un robusto compendio probatorio, frutto di una monumentale indagine condotta dai PM della Procura Antimafia di Reggio Calabria e dalla Polizia Italiana in collaborazione con la Polizia Tedesca. L'elemento principale negli eventi omicidiari è la causale. Se naturalmente un soggetto non è portatore di una causale quantomeno esclusiva, personale, è logico, naturalmente, senza causale non ci può essere omicidio. Senza una causale, voglio dire, non poteva essere veicolato nell'ambito di questo procedimento penale. Lui è stato veicolato sulla scorta di elementi di mero sospetto, cioè la base logistica che è stata ritenuta l'abitazione di Scarpello, cioè la traccia di DNA che è stata rinvenuta all'interno praticamente della pattumiera, le tracce, voglio dire, lo scontrino, le tracce di DNA che sono state rinvenute sulla famosa Renault. Però voglio dire, ci sono tanti e tali elementi di contrasto che non soltanto sono stati portati e superati alla Corte di Cassazione, ma che noi ora naturalmente nuovi elementi che poi produrremo in un procedimento di revisione per cercare di risolvergli quantomeno questa situazione che ormai è drammatica per quanto riguarda la sua vicenda personale. Giovanni Strangio però non può avere fatto tutto da solo. Vengono catturati e processati per il concorso nella strage anche Giuseppe e Sebastiano Nirta. C'entrano anche loro nella notte di Duisburg secondo i PM. Non per i giudici, che li assolvono perché le prove a loro carico non vengono ritenute sufficienti. Assoluzione, la loro definitiva. Un massacro, quello di Duisburg, che ha un solo colpevole. Strangio Giovanni, colpevole dei reati a lui ascritti, di cui ai decreti dispositivi del giudizio del 14 agosto 2008 e del 9 marzo 2010, esclusa quanto al reato associativo l'aggravante di quell'articolo 4, legge 146/2006, è riconosciuta la continuazione e la condanna alla pena unica dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni 3. La Corte d'Assise di Locri abbia intanto riconosciuto la penale responsabilità agli imputati per fatti così gravi che ci hanno additato come mafiosi, come fossimo in uno stato messicano, sudamericano. Questo ha nociuto molto non solo la Calabria ma anche l'immagine dell'Italia, quantomeno nel centro e nel nord Europa. Io mi sono affidata alla giustizia dello Stato. Se lo Stato ha deciso così, che cosa posso dire io? Poi c'è la giustizia divina a cui io mi affido, dal primo momento mi sono affidata. Sarà lui un giorno a fare giustizia definitiva. Io sto perdendo la fede della giustizia, solamente un po' quella di Dio, cioè dell'altro, non ho niente di quello che hanno fatto a me, con morte, galera e sequestro dei beni. Mio figlio è detenuto a Civitavecchia, ripeto, ma c'ha tanti problemi di salute e lo tengono in carcere. E i boss vero e proprio sono a casa. Possono fare di tutto e di più, perché sono tutelate dallo Stato. La gente onesta siamo calpestati. E lo dico apertamente, che per me mi possono anche mettere le manette i giudici. Due figli mi hanno tolto metà della mia vita. A casa mia dal 15 di agosto
non sappiamo più quando è mezzogiorno, non sappiamo più quando è sera, non sappiamo più quando è domenica, non c'è un Natale, non c'è un Capodanno, non c'è una Pasqua, non c'è un compleanno. Eppure ho dovuto crescere un figlio di 11 anni ancora, che ho ancora a casa, ne ha 22, e lui non si ricorda una giornata tranquilla. Sempre i miei figli, Marco Marmo e Achille Marmo. 'Ndrangheta, come apro, 'ndrangheta, Achille Marmo, detto Fronzo. I miei figli erano figli di Mario Marmo, un onesto imprenditore, e di Giorgio Antonio, che abbiamo lavorato sempre onestamente con sudore. Questo devo ringraziare prima lo Stato, gli dico grazie, e poi a chi ha fatto il tutto il resto. È dal 91 che sono in lotta e che è morto da una parte e dall'altra. Non c'è stato mai un processo, non c'è stato mai un colpevole. Allora i colpevoli chi è stato? I morti della strage di Duisburg sono stati i colpevoli. Quelle sono state l'anima dell''ndrangheta. Ci dossiede in onda ogni giovedì alle 13.30, alle 15 e alle 20 e vi ricordiamo che potete segnalarci storie, casi, emergenze all'indirizzo email dossier@lacdv.it.